Fratelli bianconeri e non, riprendo oggi il programma dedicato ai tifosi DOC. Lo riprendo perché mi è stato chiesto da più di un utente, evidentemente è piaciuto e questo mi fa particolarmente contento, e lo riprendo dagli anni indietro. Prima di cominciare vorrei, visto che è un po' di tempo che non lo facevo più, vorrei ripuntualizzare una cosa. Quando io faccio i video dedicati ai tifosi DOC, solo per tifosi DOC, quindi ricordando tanti tipi di calciatori juventini, ma che hanno militato poi anche in altre squadre, io non mi vado a documentare su Wikipedia. Quindi è chiaro che o sono ricordi che provengono dai racconti che mi faceva mio povero papà, oppure preferisco fare cose dal cuore. Cioè, sarebbe troppo facile parlare, per esempio, del giocatore che sto per parlare oggi e prima documentarmi su Wikipedia. Sarebbe facile, lo fanno tutti. Io non lo faccio, perché preferisco parlare di quello che so. E quello che voi non sapete come giocatori, di cui parleremo tra poco, vi andrete voi, se vorrete, a documentare. Io oggi vi voglio parlare pochissimo, perché di questo calciatore io sinceramente non ne sapevo nemmeno l'esistenza, e sto parlando di un giocatore che ha militato nella Juventus negli anni 40, ha giocato per un po' di anni con la Juventus, credo che abbia vinto qualche cosa, non so cosa di preciso, deve aver fatto, credo, più di 100 presenze con la Juventus, quindi è comunque un giocatore che una piccola orma l'ha lasciata. Questo giocatore si chiama Savino Bellini, era un'ala, non so se destra o sinistra. Quello che so però è che anche lui la sua piccola parte l'ha fatta, ha segnato qualche gol, ha segnato. So che ha militato non solo nella Juventus ma anche in altre squadre, però è chiaro che nella Juventus ha avuto la militanza più lunga. Non so dirvi il suo palmarès, credo che abbia vinto una coppa, credo, cioè ha vinto poco, però è un giocatore che fa sempre piacere ricordarlo, soprattutto per voi giovani, giovani che di questi giocatori magari non ne conoscete nemmeno l'esistenza. Anche io devo dire, devo ammettere la mia ignoranza su certi giocatori. Infatti quando mi è venuta l'idea di fare questo piccolo programmino ho dovuto andare alla ricerca di questi nomi, di questi calciatori, molti di essi che io non sapevo nemmeno i cognomi, e soprattutto quelli degli anni 20, 30, 40, sono giocatori che io assolutamente non conosco, non fosse per qualche racconto, più di uno che mi aveva fatto mio padre, perché molti lui li aveva anche visti giocare ai suoi tempi, e pochi, per dire la verità, ma qualcuno l'aveva visto. Io proprio di questi calciatori non so nulla, quindi le cose che vi ho detto fino adesso sono quelle che so, non so altro. Però sarebbe bene che voi andaste nel dettaglio a documentarvi, perché questi sono veramente gli eroi del calcio, secondo me. Sono persone che hanno giocato al calcio, hanno giocato anche ad alti livelli, perché non so dirvi se lui abbia mai raggiunto la nazionale, questo io non lo so, però so che comunque ha fatto parte per diversi anni della Juventus, e quindi sicuramente ricordarlo fa piacere. Io questi giocatori li chiamo eroi, quelli di oggi non li chiamo eroi, quelli di oggi sono un business, appartengono al Dio soldo. I giocatori invece come Savino Bellini appartengono a un'epoca che, dove i soldi non ce n'erano molti, e dove spesso quando finivi la carriera da calciatore eri costretto ad andare a fare il minatore, il muratore, il fabbro ferraio per poter campare la famiglia, o addirittura c'era chi lavorava mentre giocava.
Oggi per trovare questo tipo di cose bisogna che vai nelle serie minori, ma molto minori. Si parla della serie D, eccetera, eccetera, andando in giù, dove chi gioca lo fa per divertimento, anche come professione, ma se vuole sbarcare il lunario molte volte è costretto ad andare a fare gli extra il sabato e la domenica per poter tirare su due soldi in più. Ecco, quel calcio dell'epoca può essere paragonato al calcio delle serie molto inferiori di oggi. E sono quelli che per me sono gli eroi veri, come dico sempre, appartenuti a un calcio che non c'è più. Appartenuto a un calcio dove veramente chi voleva fare il calciatore faceva dei sacrifici, ma nel vero senso della parola. Alle volte per andare a fare gli allenamenti ti dovevi fare il pendolare, perché altrimenti non ci riuscivi, non arrivavi dappertutto. E come dico spesso e volentieri, per sbarcare il lunario eri costretto anche a lavorare mentre giocavi. Questi sono i veri eroi, questi sono i giocatori di cui Demone avrebbe piacere che voi, soprattutto voi più giovani, vi andaste a documentare, perché vi posso garantire che è sempre un bel sapere, perché comunque fanno parte della storia della nostra Juventus. Giocatori che hanno dato tantissimo, hanno corso tantissimo, hanno versato anche loro decine di lacrime, di sudore, ed è giusto che siano ricordati forse molto meglio di tanti altri che vengono ricordati oggi. Troppo attaccati al dio soldo, troppo attaccati al business. Una volta non c'era tutto questo, come non c'erano i social e come non esisteva Damon che faceva i video davanti per YouTube. Però ciò non toglie che con questo programma ho voluto dedicare una piccola puntata a un giocatore che ricordo nel mio più profondo del cuore, ma che non so chi sia e non l'ho mai visto giocare, ma è sempre bello da ricordare. Ciao a tutti, ricordatevi, Sabino Bellini.